massa Trabaria. L'Agmassa Trabaria. L'Agmassa Trabaria. L'Agmassa Trabaria. Uno spazio aperto di approfondimento, analisi, informazione, viaggi per i territori alla ricerca di curiosità e amenità, ironia, critica e, perché no, sputtanamento. Ma prima mi permetto io di introdurre un po' quello che è la lista, insomma, che abbiamo presentato sul sostegno di Francesco Conte come segretario del Partito Democratico della Mafia. Innanzitutto grazie a tutti i sostenitori che sono qui presenti, l'onorevole Gastone, il piacere di Campaoli, il piacere di Fanni, l'onorevole Gastone Pietro, Rosetta Fulmi, la Silvia Massimo, Francesco, insomma, siamo tutti qui, noi ci sosteniamo, sosteniamo Comi. Comi chi è? Comi è un avvocato, giovane, 41 anni, di Tolentino, è consigliere regionale, che presenta la prima commissione. È una persona che fa politica con tanta passione, con tanto impegno, e in qualche modo si candida appunto per diventare segretario del Partito Democratico delle Marche. Poi qui ho presentato tutto il programma, che adesso andrò succintamente proprio a dire, perché chiaramente se lascio la parola ad altri, alle domande che dovete fare voi. Si candida appunto e farà soltanto il segretario, cioè non è una di quelle candidature che molte volte viene utilizzata come trampolino di lancio per saltare, da qua vanno a finire nel Parlamento italiano, il Parlamento europeo e quant'altro. Lui ha garantito e ha assicurato che farà soltanto il segretario, perché in questo momento in particolare, considerando questa crisi devastante che ci sta attaminando tutto, c'è bisogno davvero di un segretario che si spenda e si spanda per tutta la regione con molti di non sto a fare il quadro di tutto quello, lo trovate davanti, eccetera, eccetera. Sta di fatto, insomma, che in qualche modo la lista si chiama Marche, cambiamo verso. Questo vuol dire chiaramente che dobbiamo andare incontro senza meno un cambiamento e in qualche modo anche ad un'azione che sia quanto più possibile immediata per cercare di invertire questo trend disastroso che abbiamo visto ammazzato. Verrà fatto un rinnovamento politico? Sì, verrà fatto un rinnovamento politico senza niente. Sarà un rinnovamento generazionale? Anche. Però io mi ricordo, e lo racconto con molta simpatia, la prima volta che con un bimbo, Matteo Renzi, è stato quando mi venne a Pisa, sempre sconosciuto, a presentare il suo libro al teatro. Allora io dicevo, mentre dicevo, guarda, sono così così, sono da 15 anni, non so, anni per i colleghi, quindi sono da rottamare, e mi disse, attenzione, io non rottamo mai le persone, rottamo sempre i metodi. Cioè le persone hanno le idee, i metodi applicati, se sono sbagliati vanno condannati e vanno condannate le persone che applicano metodi sbagliati. Ma mai le persone soltanto ovviamente per una questione anagrafica, è una sciocchezza bestiale. Punto. Questo ovviamente mi è risultato meglio perché è stata la prima proposta che mi ha detto quando me l'ha presentato. Quando gli allora renziani della prima ora, i renziani ce ne sono di tante categorie, no? Prima ora, seconda ora, terza ora, quinta ora, aggiunta, aggregata, c'è di tutto, insomma. Però sta di fatto che io lo conoscevo quando mi ero molto che c'era io in torno a sola, c'era Petro Magnanelli, c'era Simone Ciacamella, c'era Mici Francesco, insomma, pochi altri. Che partito vogliamo sostenendo Francesco? Noi vogliamo un partito che in qualche modo, ripeto, pedissequamente quelle che sono le nozioni che sono le trovate qui, però un partito palestra, non si faccia più contro le tessere, basta queste tessere, ma che in qualche modo se un partito dove ci si incontra, ci si scontra, alla fine si fa sintesi, però le idee devono circolare, i progetti devono circolare, devono essere in qualche modo approvati quando arriveranno in più. Un partito ovviamente che guarda soprattutto al sociale, che deve essere radicato nel territorio, autorevole, non deve dipendere da nessuna giunta, né provinciale, né comunale, né regionale, deve essere un partito autonomo, che deve decidere per conto suo, avere degli obiettivi strategici e cercare di mettere in piedi le strade per poter raggiungere. Un partito aperto ovviamente a tutti quelli che sono gli isolamenti tecnologici, la qualità e il circolo non hanno funzione, funzionano bene, però questo non toglie il fatto che in qualche modo non possiamo dimenticare il fatto che il faccia a faccia con la gente forse è la cosa più importante che esiste, perché il partito che fa da interfaccia di bisogni dei cittadini c'è bisogno, anche perché parlare, guardare negli occhi non è la stessa cosa che cliccare un strumento telematico, che è cosa che a me ovviamente piace molto di meno. Un partito che deve consentire alla gente di occupare i posti ovviamente elettivi, ma non di occuparne due, perché non va bene. Un partito che in qualche modo faccia in maniera tale di discriminare quelle che sono i doppi, tripli, quattro, c'è chi ha avuto 19 incarichi, no?
fuori recentemente, insomma queste cose non devono mai più accadere. Il partito ricircola, cosa dire, perché il ricircolo deve essere il vero momento dove fa la politica la base, la gente comune, tira fuori tutti i propri problemi, li mette sul tavolo e qualcuno deve cercare di accoglierli e cercare di capire come non so stare per poter superare. Il partito del primario, ma che sono una cosa di saputa, la democrazia è questa, quindi per incentivare quella che è la partecipazione e per dare voce, soprattutto adesso che non ci sono le possibilità di riuscire in qualche modo a esprimere le preferenze, è chiaro che la primaria diventa fondamentale come attivazione, diciamo così, della volontà popolare. Diversamente è tutto impacchettato, viene preso così com'è, più per basta questa volta. Un partito che non pensa a candidarsi solo per far carriera, come dicevo prima, proprio il bilancio, ma che in qualche modo appunto sia a servizio delle necessità del partito, che ovviamente sono sempre più impellenti, perché la situazione è fluttuante da morire, ma anche complicata, insomma, cioè non è che sia facile interpretare una situazione come oggi, che da un giorno all'altro cambia in continuazione e c'è insomma non un movimento che è qualcosa di spaventoso. Che politica in qualche modo viene portata avanti da Cogni e da noi, che la condividiamo? In primo luogo è una riduzione della spesa, che tanto c'è già, perché la riduzione del numero dei consiglieri regionali è già attuale, la riduzione degli assessori è già attuale. In qualche modo riuscire, questa è una novità, a portare lo stipendio dei consiglieri regionali allo stipendio di un sindaco del capoluogo. Quindi non più stipendi faraonici, non più rimborsi che hanno dato origine a degli scandali vergognosi in tutta Italia, della quale tutta l'Italia si deve vergognare, e che in qualche modo hanno contribuito ulteriormente ad aumentare l'estate assoluto che c'è tra la politica e i cittadini. Cioè oggi la politica è la nemica, gli avversari, la istituzione sono i nemici, gli avversari dei cittadini. Questo dobbiamo cercare di far cambiare, perché vedete, questo è come nella sanità, no? Succede che ci sono 100.000 interventi, 10 ne vanno male, in realtà tutta da buttare via. In politica io credo che sia uguale, cioè ci sono degli scandali troppi, vergognosi, insostenibili, ingiustificabili, per carità, proprio che fanno ributtare, però io sono altrettanto convinto che ci sia anche della gente seria della politica, che la fa soltanto per passione, che è completamente scollegata da quelli che sono i propri interessi. E questo io di persone di questo tipo ne conosco tanto, devo essere sincero, per cui questa è la politica che in qualche modo deve essere fatta. Non solo, i consiglieri comunali che avranno appunto questo stipendio al massimo come sindaco del capoluogo, nel caso in cui non ci sia la frequentazione di un capoluogo di provincia, consiglieri regionali, che avranno quello stipendio qui, avranno anche una decurtazione, cosa che è già in atto, del 30% dello stipendio quando non frequentano il loro istituzionale, al quale sono deputati, cioè devono, se fanno i consiglieri, devono fare il consigliere, se non sono presenti è giusto che gli venga deputato una parte dello stipendio. Che Marche vogliamo? È chiaro che il problema della crescita e dello sviluppo esiste anche nelle Marche. Le Marche, cioè ricordate che siamo forse una delle meno peggio, anche se la crisi è drammatica, è sotto gli occhi di tutti, però torno a dire, non siamo la regione peggiore da nessun punto di vista, insomma, né dal punto di vista sanitario, siamo sempre, non dico dell'eccellenza, ma a un buon livello, insomma, nell'ambito italiano, stessa cosa succede, ma pure è chiaro che noi siamo di fronte a dei trasferimenti che sono drammatici per tutti. Cominciare dai comuni, noi sapete che problemi abbiamo, sono enormi, le massime amministrazioni, ci abbiamo fatto il palazzo dello sport, ci abbiamo fatto l'interquartiere, ci abbiamo fatto tutto, le piste ciclabili e quant'altro. Adesso non possiamo toccare niente, abbiamo i soldi con questa prima, non si possono fare più su, ma spendere i minuti, non sempre di intervenire, abbiamo le prime. Indipendentemente da questo, è chiaro che la Regione Marche ha fatto molto, tant'è vero che nell'ambito del sociale ha mantenuto un grosso modo di quelli che erano i servizi che abbiamo sempre dato, quindi questo è il mio segnale. Quindi maggiore attenzione ovviamente soprattutto per le persone disabili, insomma, non autosufficienti e quant'altro, e in particolare implementare anche la suscitarezza attraverso dei volontariati che non credo di realtà sono delle persone veramente fondate. Perché che riguarda il lavoro e l'occupazione è un problema grosso, perché noi abbiamo un distretto industriale superiore più di tutti, insomma, basta fare le nostre vie lassù, che sono un deserto, insomma, vediamo solo sarate da giù, quindi ci metterebbe le grosse difficoltà. Però indipendentemente da quello è chiaro che aspettiamo con ansia, che quindi il jobs act che a breve vedremo, e in qualche modo trasferiremo anche a livello delle Marche, perché dobbiamo fare in maniera tale, soprattutto nei confronti dei giovani, abbiamo dei debiti, perché avere il 41% di
persone disoccupate è una cosa che non si riesce a deglutire in nessun momento. La pubblica amministrazione deve essere in qualche modo internata, non va bene così com'è, i tempi sono lunghissimi, bisogna coinvolgere forse meglio i dirigenti, farmi notare che in qualche modo questo concetto della pubblica amministrazione che è sempre anti la richiesta del cittadino possa essere in qualche modo modificato, perché mi sembra che sia giusto fare così. Dobbiamo analizzare il main market, eccetera, eccetera. Via, vado avanti, lo chiudo, perché sennò dopo non c'è nessuno, dopo do le notizie che ti servono. E niente, valorizzare soprattutto anche il paesaggio, la nostra cultura. Noi abbiamo un paesaggio che è davvero splendido, tra il litorale, gli interni e la montagna, abbiamo un paesaggio che insomma di uguali, non so quanti ce ne sono in Italia. Ma questo è confermato, hanno fatto quattro gente viene a Pisa di passaggio e poi alla fine terminano la loro carriera e ritornano a stare a Pisa. Ce ne sono, ma tanti, eh. Qualcosa vorrà dire, io parlo di Pisa, ma sono fatto un discorso regionale, non è che ovviamente c'è solo Pisa, ma ci sono tanti altri posti, sono dei borghi che sono bellissimi, magari semisconosciuti, non pubblicizzati, questa è una cosa che dobbiamo fare, perché ovviamente questo può creare un indotto, può creare lavoro, può creare soprattutto nel campo dei riguardi dei giovani, delle occupazioni che oggi sono secondo me basilari. Perché qua delle infrastrutture sei indietro come posso dire la parolaccia, però chiaramente la programmazione dei fondi europei deve essere fatta quanto più attentamente possibile per attingere quelli che sono dal 2014 al 2020, ho chiuso, la regione ionica è importante perché ha ancora come capine ed è quella che in qualche modo deve far sì che il mare congiunga, cioè unisca il popolo che hanno storie diverse, tradizioni diverse, culture diverse, ma che in qualche modo sono quelli che si affacciano all'Europa, entrano dentro e devono essere senza meno seguite anche da altri popoli che siamo noi, tutti quelli che sono dalla parte alleata che io termino. Dunque, io sabato, qui abbiamo parecchia gente che era presente, abbiamo fatto un incontro con il nostro candidato al gioco. Beh, io vi devo dire una cosa, sono rimasto molto impressionato, perché a parte il fatto che dentro il cielo i Bersaniani, i Dalemiani, i Cumpagliani, i Civacchiani, i Lenzari della prima, seconda, terza, quarta, quinta ora, c'erano tutti. Ed era un clima estremamente costruttivo. Cioè, io un segretario che riesce ad aggregare tutte quelle che sono, adesso dire la parola corrente, è un po' antipatica. Queste anime diverse che ci sono all'interno del partito, è una cosa bella. E secondo me non fa altro che migliorare quello che deve essere il confronto, la discussione, la presentazione di progetti e la discussione degli stessi per fare in maniera tale di poter uscire da questo impasse. Quindi io mi auguro che in primo luogo domenica si voti, perché chiaramente sono delle scadenze elettorali che sono semi immediate, perché abbiamo le amministrative e le europee sono il 25-26 di maggio, cioè sono domani, quindi non è che possiamo permetterci di fare chissà che cosa. Tra altre cose, insomma, con questo montare assoluto e totale dell'antipolitica, insomma, siamo in condizioni che in qualche modo ci dobbiamo forse davvero spremere ancora di più e dare il meglio delle nostre energie per riuscire in qualche modo a convogliare, insomma, verso di noi, verso i nostri progetti, le persone, far capire magari che forse sono i progetti meno peggio rispetto a quelli che rappresentano altri partiti e nello stesso tempo mi auguro sia una bella partecipazione al nostro Sigi domenica. Allora la domanda che mi è stata fatta prima è stata: ma andiamo a votare domenica? Io spero di sì. Voi come sapete questa sera si riunisce la commissione per vedere appunto di valutare il ricorso che è stato fatto dal sindaco Ceriscioli. Tra le altre cose è venuto fuori nel giornale, io sono amico di Ceriscioli, io conto Ceriscioli, io non sono mai stato contro nessuno, io sono a favore di Como. Punto. E non sono assolutamente contagioso, anzi, a me dispiace moltissimo la situazione che si è venuta a creare intorno a Ceriscioli. Primo, perché è una persona che io stimo, io sono vissuto con lui, ho fatto 5 anni da vice sindaco con lui, sto facendo 5 anni presidente del consiglio con lui sindaco, quindi vi assicuro che è una persona che ha una testa come pochi, questo lo devo dire sinceramente, è un buonissimo amministratore e quindi è una grande risorsa per il Partito Democratico. Per cui avessa la concezione e da ciocchi. Io dico soltanto che si è creata questa situazione che è antipaticissima per tutti, non per Ceriscioli, è antipaticissima per il territorio, è antipaticissima per la provincia, è antipaticissima per il partito. È una brutta situazione che io mi auguro possa avere uno sbocco, una soluzione quanto prima possibile. Anche perché mi sembra che ci siano tante persone che credono nel Partito Democratico
che in qualche modo sono rimasto un po' sconcertato di fronte all'andamento di questa cosa. E questo non è bello, quindi mi auguro che si arrivi a una soluzione senza dover per forza di cose cantare vittoria, sconfitta, siamo più bene. No, questo non c'entra assolutamente niente. Noi dobbiamo soltanto cercare di riaggregarci tutti e cercare di fare un fronte comune, perché in effetti la battaglia per Manchester sarà molto prossima. Oggi non c'è Covid, chiedo scusa, perché non c'è Covid rapidamente? Perché sono le giorni che si strapazza adesso, sinistra, è stato dappertutto, è stata Fanna, è stata Pesce, è stato Bini, è stata Cari, è stata Fermignano, è stato dappertutto, quindi a un certo punto, poveretto, non può essere un bipitario, siamo rimasti qui, insomma, ci siamo noi, però rappresentiamo, io spero adesso, grosso modo, ho fatto anche il programma, e avrei detto grosso modo le cose che ci sono all'interno del programma, nelle quali non crediamo, e sono le idee con cui portiamo avanti e andiamo alle primarie. Domenica prossima saranno aperte dalle 8 alle 20. Se succede qualcosa di diverso, lo sapremo bene, quali saranno i seggi, come giusto che venga soprattutto scritto dai giornali e pubblicizzato. Oggi in questo momento non siamo in grado di dire, però scade domani il termine di presentazione di seggi, ve lo faremo avere con questo comunicato stampa, in maniera tale che la gente possa partecipare il più numero possibile e se voi ci potete dare la mano ci fate una cortesia. Scusate, non ho un minuto. Diamo la parola a Donna. Sì. Per correttezza. Va bene, io ovviamente, per chi mi conosce, sono Rosetta Fu di Consigliere Comunale di Fano. E sottoscrivo tutte le cose che sono state dette, ovviamente, però voglio puntualizzare l'accento su una cosa che mi preme particolarmente, che già anche Barbanti ha annunciato, e cioè che questo congresso non è contro qualcuno, questo congresso è per un progetto regionale valido, un progetto che porti il Partito Democratico a essere punto di riferimento e utile ai cittadini, cioè utile in una situazione economica di crisi valoriale tremenda. Quindi queste sono le nostre motivazioni, e sostenere Francesco Tomi significa non essere di parte contro qualcuno, ma apprezzare la sua linea politica, le questioni anche programmatiche e gli impegni rispetto al partito che si è preso, e quindi noi siamo con il Partito Democratico. Faccio una riflessione facendo seguito a quello che è già stato detto, anche come iscritta soprattutto, no, di questo partito e militante attenta, e cioè che la divisione in buoni e cattivi in questa fase congressuale è una cosa deleteria, è una cosa che non serve. Bisogna avere a cuore il Partito Democratico, scegliere l'opzione all'interno delle varie candidature che ci sembra la migliore e partecipare in maniera democratica e fare in modo soprattutto che si possa partecipare. Però io voglio, mi permetto insomma, di sollecitare, come è stato fatto, la presenza, le primarie e soprattutto la predisposizione dei seggi. Un invito molto forte che faccio al segretario provinciale, perché l'unico elemento che può in qualche modo ridimensionare una polemica che non serve, che non aiuta, che non fa bene al Partito Democratico, è fare in modo che ci siano i seggi, ci sia la partecipazione e quella organizzazione che è una funzione democratica, perché il congresso regionale è un appuntamento straordinario, no? Importante nella vita politica di un partito, in cui si fanno bilanci, in cui si rilancia, no? Una linea politica regionale in questo caso. Però per chi segue da vicino e chi crede in questo partito, ogni appuntamento congressuale è di nuovo un'affermazione della democraticità di questo partito. Se noi siamo un partito democratico, vuol dire che al di là di ciò che si pensa, i vari rappresentanti, coloro che hanno funzioni organizzative e dirigenziali, ovviamente possono avere le idee che vogliono, però devono garantire la partecipazione e lo svolgimento di quelle attività che portano quindi ad una sintesi congressuale e che rappresentano un elemento di democrazia. Le nostre sono primarie aperte, anche questo è un valore che va sottolineato, perché chiunque potrebbe dire non segretario di un partito, quindi dovrebbero in qualche modo, no, partecipare unicamente gli iscritti al partito.
Questo non, cioè non è così, perché il segretario regionale è una figura di sintesi e di così elaborazione politica talmente importante che interessa a tutti i cittadini, interessa se vogliamo anche ad altre forze politiche, quindi bisogna fare in modo che qualsiasi cittadino nella regione che voglia, iscritto o non iscritto, che voglia esprimersi, sia messo in condizioni di poterlo fare. Quindi su questo chiaramente io credo che si gioca una partita importante, al di là di quella congressuale, che è quella proprio della capacità di essere veramente democratici nella nostra regione. Noi chiaramente faremo di tutto, sosteniamo con forza Francesco Comi, perché come è già stato detto, non voglio ripetere le cose importanti dette, ma è la figura di esperienza e di rinnovamento che può meglio dare un contributo forte al nostro partito, anche per la conoscenza al nostro partito, no, al territorio regionale, per la conoscenza che ha della regione e per anche aver seguito e conosciuto il territorio regionale attraverso il suo ruolo di presidente della commissione sanità, e che quindi lo ha portato a incontrare, a fare audizioni, a incontrare cittadini e fare audizioni, ha una competenza e un'attenzione importante. E soprattutto ha dimostrato nella sua attività di non essere di parte, cioè di avere veramente a cuore il territorio regionale e quindi di non essere così il rappresentante regionale di un territorio particolare ristretto, ma di avere a cuore quello che dovrà essere, e noi ci auguriamo, il suo mandato, e cioè di fare in modo di portare avanti il Partito Democratico con idee e con una attività di considerazione e di sviluppo di politiche che, in cui tutti ci possiamo e sicuramente ci sentiremo rappresentati. Apro e chiudo solo una parentesi, perché come diceva Ilaro, stiamo predisponendo i seggi, se posso permettermi di utilizzare questa possibilità. Ci è stato detto che per quanto riguarda Fano, visto che siamo in una situazione comunque di difficoltà, essendoci anche il carnevale, quindi una dinamica della città che produrrà attenzione anche su altre cose, comunque sono stati impostati 3 seggi. Un seggio sarà nel Partito Democratico in via Puccini, un altro nella sede del Partito Democratico di San Lazzaro in via della Vittoria, via della Repubblica, e l'altro seggio nella sede della circoscrizione Club Anziani di Cucurano. Ecco, questo per fare in modo che tutta la città, avendo questa grossa manifestazione al centro, possa in qualche modo raccogliere il massimo dell'espressione della partecipazione. Grazie. Perché sono qua? Perché ho aderito alla candidatura di Francesco Comi? Principalmente perché vorrei che questo partito potesse recuperare quella spinta propulsiva che era nata nel 2007 all'origine, e cioè essere la sintesi dei vari riformismi che girano nella società, che ci sono, quello di sinistra, quello cattolico, quello liberale, quello ambientalista. E invece lungo il cammino ci siamo un po' chiusi in recinti, quindi invece bisognerebbe rompere questi schemi, questi recinti, e navigare in mare aperto, vicino, voglio dire, alle istanze della società, perché più ci si rinchiude più si è lontani dalla società. Invece occorre questo, e anche tutto questo conflitto generazionale, lo diceva Ilaro prima, non ha senso. Lo stesso Renzi, come dalla sua esperienza ti ha raccontato, ma lo dice, voglio dire, quello che conta è cambiare, cercare di cambiare l'Italia utilizzando le esperienze e anche il cambiamento giustamente che ci vuole, quindi non solo la carta d'identità, ma cambiare veramente l'Italia, e quindi non costruire un partito per carriere per qualcuno, come trampolino per qualcuno, ma a favore principalmente della società. E io mi permetto solo di vicino alla popolazione che dicevo, perché questo è l'attenzione, altrimenti costruiremo tutto un castello che serve a poco agli addetti ai lavori, e questa è l'immagine purtroppo che c'è nella società, e vediamo questa distanza che sembra quasi incolmabile. Vado per a 3 flash, e di questi giorni basta girare intorno, basta leggere i mass media,
eccetera, la situazione, voglio dire, del nostro territorio, la modifica del clima ce lo richiama e ce lo impone, da esondazioni, frane, alluvioni, terremoto, eccetera. E quindi che cosa occorre? Manutenzione del territorio, attenzione, voglio dire, al nostro territorio, ma che non è lontano, l'abbiamo avuto anche noi, basta solo pensare al Furlo, ciò che è accaduto al Furlo qualche, voglio dire, qualche settimana fa, qualche periodo fa. Quindi una cura attenta, voglio dire, al nostro territorio. Secondo, la situazione economica, lo diceva anche Ilro, crisi economica e produttiva, anche noi, anche nel nostro territorio, nella nostra regione, nel nostro territorio, il mobile, la meccanica, il calzaturiero, eccetera, eccetera, producono, hanno prodotto e producono migliaia, centinaia di migliaia di licenziamenti di povertà. Allora anche qui, perché non pensare come si sta pensando a Modena, come si sta pensando in altri territori, a una tax area per dare ossigeno, per incentivare, per far ripartire, voglio dire, queste nostre popolazioni così, perché questo, se un partito di centro-sinistra, se non svolge questa attività di attenzione ai più deboli, di attenzione a quelli che sono più in difficoltà, di accorciare la forbice che c'è fra coloro che stanno bene e la crisi non li ha neanche sfiorati, anzi hanno guadagnato con la crisi, e invece i tanti, i più, che invece con questa crisi hanno subito così, così gravi conseguenze. Con attenzione anche su questo, lo diceva il nostro anche governatore di questa regione, attenzione ai fondi europei, riuscire a spendere meglio, intanto a spenderli e a spendere meglio i fondi europei. Secondo, lo diceva la collega Fulvi, noi abbiamo una regione che ha la bellezza di coniugare mare, ambiente, collina, beni culturali. Se noi sapessimo quello è il nostro scrigno, le nostre perle preziose che abbiamo nel territorio, non ci rinchiuderemo noi qui al mare, noi qui là, invece utilizzare sinergia, camminare in cordata, camminare insieme, fare molta sinergia, e potremmo veramente migliorare l'economia del nostro territorio, tenendo anche presente le nostre specificità gastronomiche, che certamente sono di aiuto a questo movimento mare, collina, beni culturali. Questo esempio di sinergia, perché non rimanga in alto e sia solo teorico, noi l'abbiamo già sperimentato. L'abbiamo sperimentato con la ferrovia, con la fermata dei treni, laddove c'è stata una sinergia fra la regione, la provincia, i comuni, e ci siamo riusciti, voglio dire, con l'impegno di tutti, a dare risposte concrete a questi. Oggi sia Italo, sia Frecciarossa che altri, voglio dire, si hanno le fermate, voglio dire, nei nostri luoghi, nei nostri territori, specialmente per i lavoratori, ma in particolare per gli studenti, per la nostra università, che così riesce a collegare, voglio dire, le migliaia, 10-15 mila studenti che provengono da ogni parte d'Italia. Ecco, laddove ci si mette insieme, si fa squadra, si fa sinergia, si sono già date delle risposte, e mi auguro, e io sono convinto e mi impegno da semplice militante, perché già, come è giusto voglio dire, abbiamo già detto, per quanto mi riguarda, finita l'esperienza, già non c'era bisogno, voglio dire, Renzi l'ha confermata in me, ma la decisione era già presa, finita l'esperienza occorre dare spazio ad altri. E quindi però l'attività politica non si smette mai, perché chi ha questa passione, e quindi sarà a favore, voglio dire, di sostegno a coloro che amministreranno e a coloro che saranno nei nostri consessi, nelle nostre assise comunali, provinciali e regionali. Questo io spero e sono convinto di poter fare e di poter dare. E Comi certamente
per me era il candidato migliore. Questa è la regola, non si cambiano le regole come in una partita di calcio, le regole quando ci sono, non si deve vivere solo di regole, perché morirebbe un partito solo di regole, ma le regole dove ci sono vanno rispettate e non si cambiano mai in corsa, altrimenti è un precedente che servirebbe poi, voglio dire, per lo che potrebbe utilizzare ognuno in diverse circostanze. Se le regole non vanno bene, insieme si cambiano, ma durante il gioco si mantiene e si gioca con le regole e con il pallone che si è dato e con l'arbitro che c'è. Io prima di dare la parola ad altri, mi piacerebbe che fossero i giornalisti eventualmente a fare delle domande, poi eventualmente se qualcuno mi dice qualcosa dopo, però adesso mi sembra di dover dare la parola. Solo una domanda. Stamattina nel Franco ha scritto, ha dichiarato anche fortemente, credete che sia stato un po' di arroganza da parte della classe dirigente di questa federazione su tutta la vicenda Ceriscioli, l'espressione del candidatore Ceriscioli, e vi sentite anche un po' in difficoltà, diciamo, ad appoggiare un non pesarese quando c'è un candidato pesarese? Poi... E anche perché secondo voi hanno spinto così tanto per Ceriscioli? Ma io non posso parlare di quanto. Il candidato prima che... Dunque, è ovvio che la questione non fa piacere a nessuno, no? Cioè, non è piacere una questione nella quale un componente del Partito Democratico possa dire oh, come è andata bene questa cosa, no? È ovvio che siamo tutti dispiaciuti, perché è una cosa che se non ci fosse stata sarebbe stato molto meglio, una vicenda, diciamo, non bene, è inutile che ci venga in casa. Però per fare una breve storia, cioè inizialmente cosa è successo? Successe che in qualche modo venne proposto un candidato segretario che era De Ascoli. Cioè dalla nostra federazione è stato proposto il sindaco di Fino, non è che è stato proposto Cesare Carnaroli di Fano, no? Ma è stato proposto il sindaco di Fino, quindi tanto per capirsi. Successivamente venne fuori la candidatura di Como, quindi è stato successivo quello di Como. A un certo punto forse qualcuno può porre il pensato che Cordi era molto più forte di Lucianino, allora dice cerchiamo di arginare, insomma, questo strapotere, cerchiamo di vedere se ci sono delle qualifiche o delle persone che, ora per carità, io di fronte a Ceriscioli non posso dire che mancano le qualità per fare il segretario. Il problema è vero, e c'è anche un rispetto di regole, come giustamente diceva Peppe, cioè nel senso che se delle regole ce le diamo, bisogna mantenere, insomma, non è che le possiamo cambiare dalla sera alla mattina per magari fare qualche cortesia a qualcuno, per cui io di arroganza, arrivare a dire arroganza non direi, io posso dire che magari nella prima presentazione del candidato Lucianini non c'è stata nessuna condivisione a livello nostro, io non sono stato informato, non so, probabilmente non vengo considerato un associato, ma mi pare di capire che scuoto tutti la testa, per cui forse qualche cosa ci può essere stata, però insomma, torno a dire che non è così grave come, è la stessa cosa dico, cioè dal punto di vista insomma, della rappresentatività a livello ancora, insomma, noi veniamo tacciati sempre strapresenti, cioè che abbiamo tutto in pesaresi là, quindi dire in qualche modo che abbiamo fuori un segretario, è vero che sono 10 anni che abbiamo il segretario regionale, perché prima il povero Annucci è stato segretario, poi è stato segretario Chieri, fino adesso insomma troverà ancora, però indipendentemente da questo, ecco, non è che torna a dire i campanellini che li smettiamo, perché diversamente o c'è questa sinergia, o c'è questa fusione, c'è questa unione di intenti, o diversamente non si va da nessuna parte, per cui superiamo questa che è una pagina bellissima, cerchiamo di metterci tutti insieme dalla stessa parte e andiamo a combattere davvero la guerra, che questa volta sarà una guerra non semplice da poter vincere, quindi io sono di questi tempi. Chi fa leva sull'essere pesarese di Ceriscioli mette un po' qui in risalto anche il fatto che ancora degli ultimi tempi ci ha considerato poco. Ma adesso io a me se Ceriscioli potesse correre sarebbe un discorso diverso da quello che stiamo facendo, perché io penso che in linea di massimo insomma, non ci siano tante persone che no, abbiano vedano Ceriscioli una persona che non è capace di fare quant'altro, quindi dal punto di vista amministrativo trovo a dire 10 anni di vice sindaco si fa il presidente così, anche stamattina ero con lui, quindi, cioè, io mi dicevo che con quel caratura ho a che fare insomma. Ma oggi come oggi il discorso è un altro, è inutile che noi andiamo a presupporre degli scenari che non esistono. Non esistono. Bisogna andiamo a confrontarsi con la realtà. La realtà in questo momento è questa. Stasera ci sarà la commissione di garanzia che si riunisce
alle 16, sentiamo che cosa dicono. È chiaro che se c'è uno trasvolgimento si vedrà che cosa fare, però indipendentemente da tutto, oggi a bocce ferme la situazione è questa. E noi in qualche modo viviamo questa situazione, la cavalchiamo e cerchiamo di portarla avanti nel miglior modo possibile. Cosa rispondete a chi parla di congresso monco perché non parteciperanno probabilmente Ascoli, Pesaro, Macerata, tra i molti hanno dato, cioè dicono che non sanno segretario legittimato, comunque sia, per la stessa federazione. Ma però volete dire qualcosa che voi devo parlare, preso, volete dire qualcosa voi? Non mi pare che dei dirigenti che dicano questo non hanno diritto di chiamarsi dirigenti, che un dirigente di partito che dica, che anch'io ho sentito parlare di boicottiamo, non apriamo, l'ho letto anche in qualche giornale, ma siccome sono dirigente di partito, insomma di lungo corso, penso che questo non venga attuato, perché questo non potrebbe chiamarsi un dirigente. L'ha spiegato Ilaro molto bene, se fosse nata la candidatura da prima si valutava e si verificava e si vedeva, la candidatura è nata molto successivamente, quando voglio dire c'era già in campo la candidatura Comi, la candidatura Lucerini, anche il voler far tirare uno dalla corsa per porre un altro la dice lunga, ma io non voglio entrare nelle polemiche perché cadrebbe tutto quello che ho detto prima. Non c'è l'avversario dentro di noi, non c'è mai stato, non c'è, l'avversario è fuori di noi. Ora voglio dire, come voglio dire, avrà tutta invece la rappresentanza che certamente migliaia di cittadini mi daranno nella nostra regione, questo è certamente sicuro. Io non penso che comunque ci siano boicottati e se questo venisse detto da dirigenti sarebbe detto e fatto la dirigenza sarebbe grave e mi appello, come ha detto Rosetta, il segretario provinciale, affinché, lui ha il dovere, affinché venga svolto il congresso nella maniera più normale possibile. Allora, ci sono delle aggregazioni di senti per me, anzi sarebbe meglio, insomma, anche per non disperdere troppo, se ce ne fossero alcuni che vengono riuniti, anche a peso come ho fatto fare, mi sembra sia la cosa migliore. Penso che si vada proprio in questa direzione, Si può aggiungere una cosa, ripeto, pur mantenendo l'approccio di questa conferenza stampa nella propositività, perché è quello che poi noi in fondo interessa. Però ecco, va detto che il tutto è nato con la tempistica che veniva enunciata, ma anche di fronte ad una conoscenza da parte di tutti di quelle che sono le regole dentro il Partito Democratico. E io ci tengo a dire, proprio a sottolineare, che quello che noi sosteniamo non è contro qualcuno, ma è per la salute della nostra collettività e delle politiche che può mettere in campo il Partito Democratico attraverso Francesco Comi, che non è che c'è stata la rivalsa di qualcuno rispetto alla applicazione del regolamento, quindi alla incandidabilità ovvia e statutaria di Luca Ceriscioli, ma è stata proprio la direzione, dove all'interno ci sono anche tutti i componenti di questo territorio, compreso anche Luca Ceriscioli, che tutti insieme a unanimità hanno posto quindi questo quesito al Partito Nazionale, che ha risposto ovviamente dicendo lo statuto si applica. Quindi ecco, questo per dire che c'è stata una linearità, una tranquillità e un approccio veramente molto molto serio e che non ha cercato di azzoppare l'avversario richiamando norme sconosciute o incomprensibili. Quindi c'è stato un percorso lineare che ha riconfermato quella che è l'applicazione delle regole. Quindi a questo punto una federazione, io chiamo di nuovo il segretario di federazione che noi abbiamo sostenuto e che a noi si è presentato al congresso come elemento di garanzia e di possibilità di attuazione di tutti i percorsi democratici e di rispetto anche delle regole, ecco l'appello affinché veramente ci sia, si possa mettere una parola fine a tutta
questa così situazione che non fa bene, no, a nessuno, che non motiva e che soprattutto risulta incomprensibile non solo ai vestiti ma ai cittadini. Cioè, io ripeto, i problemi che ci sono in questa nella nostra città, in questa regione, la sopravvivenza, quello che veniva detto prima da chi è intervenuto, i problemi del lavoro, gente che non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, gente che sta purtroppo rovistando per le nostre città, non si è mai visto prima, nei bidoni della spazzatura, cioè richiede un momento di umiltà, come dice Mezzolani, lo sottoscrivo, un momento di umiltà, di stare tutti uniti, ragionare, trovare le mediazioni opportune, programmatiche, per fare in modo che il Partito Democratico possa essere utile alla nostra società, alla nostra collettività, fornendo progetti e risposte. Noi stiamo andando alle elezioni amministrative, bene, questo, cioè, la situazione che stiamo presentando è una situazione che non ci piace, che vogliamo, ripeto, mettere in positivo. Noi lavoriamo per il Partito Democratico, dobbiamo essere in grado di dare risposte, di dare contenuti, di dire che cosa vogliamo fare, soprattutto perché ci candidiamo a livello regionale, a livello comunale, a livello europeo, per guidare le nostre collettività, ma dobbiamo farlo con dei contenuti, non perché abbiamo gli occhi azzurri o i capelli biondi o i capelli castani, con dei contenuti, la gente aspetta risposte, quindi basta con queste polemiche. Noi lavoriamo per il Partito Democratico, Francesco Scomi vuole interpretare tutto il Partito Democratico, non ha esitato fino alle ultime ore comunque di, no, tenere le porte aperte e cercare di costruire insieme una proposta sia di assemblea regionale sia anche di contenuti programmatici, quindi c'è tutta la disponibilità a lavorare insieme per il Partito Democratico e per bene la nostra collettività. Altre cose fanno male a tutti, ma fanno male soprattutto ai nostri concittadini, che in questo modo non ci potrebbero capire. Noi lavoriamo per... Aspetta, sento un attimo, i giornalisti se mi consentono. Posso dare la parola? Sì, solo l'ultimo riferimento, più o meno mi sa che ha già risposto. E la questione che adesso si pone anche in vista delle amministrative, visto che si è andata a creare un po', tra virgolette, la figuraccia che ha fatto la Federazione Pesarese. Si è isolata, purtroppo c'è una situazione, solamente dobbiamo recuperare tutti insieme. C'è la possibilità comunque, secondo voi, di recuperare, cioè il segretario è nuovo, parte già... È necessario recuperare, perché è quello che si aspettano i nostri iscritti e i cittadini, bisogna recuperare. Bisogna recuperare e cercare e dare momenti di, cioè un governo sia politico che istituzionale, di equilibrio, di collaborazione e di comprensione della complessità. Ecco, Francesco Comi è comunque anche comprensione della complessità, però bisogna lavorare in maniera seria e intellettualmente onesta. Quindi la partecipazione alle primarie è l'elemento fondamentale e il predisporre i seggi è la cartina di tornasole, ovviamente. Posso dare la parola all'onorevole Pietro Gasperoni? No, ma ci sentiamo. No, hanno già spiegato le ragioni per le quali, insomma, sosteniamo Comi non in contrapposizione, ma perché convinti che sia un candidato in grado di dirigere bene questo partito marchigiano. E guai a noi, io penso, se ci si approcciasse ad un appuntamento come quello dell'elezione del segretario regionale con l'idea che chi sarà rappresenterà il proprio territorio di provenienza, insomma. Sia esso maceratese o pesarese o ascolano o anconetano. C'è bisogno, in una regione che già si chiama il plurale, di unirla questa regione, certo, di realizzare anche quel tanto di peso in più che Pesaro merita, non c'è dubbio, ma lo si ottiene attraverso una candidatura di provenienza necessariamente del territorio. Dopodiché, Ceriscioli sarebbe stata sicuramente una candidatura forte, è stato detto,
Qui non si può prescindere dal fatto che siamo di fronte alla incandidabilità di uno dei contendenti, cioè c'è la commissione, io penso che bisogna partire da qui, dal rispetto o meno che abbiamo per le regole, qualunque esse siano, dopodiché ci si impegni tutti per cambiare, come secondo me va cambiato, perché è scandaloso lo statuto che preveda il fatto che il sindaco di Firenze possa fare il segretario nazionale e il sindaco di Pesaro non possa fare il segretario regionale. Così come lo statuto lo si applica solo se c'è un ricorso, perché se come in Puglia nessuno fa ricorso, il sindaco di Bari può fare tranquillamente il segretario regionale. È indecente lo statuto così, va assolutamente cambiato. Ce lo trasciniamo da quando c'era ancora segretario Veltroni. Detto questo, però, oggi le regole sono queste. La commissione nazionale di garanzia, composta da 9 membri, si è riunita e all'unanimità, non a maggioranza, all'unanimità ha ritenuto, ha considerato la candidatura di Ceriscioli non candidabile. E quindi bisogna partire da qui. Ora io finisco dicendo questo. La storia di questa provincia, la storia politica, io provengo da un pezzo del PD del passato, da un partito che ha avuto una storia, si è diviso profondamente in questa provincia. Voglio solo ricordare il 56, con l'invasione d'Ungheria, il partito da cui provenivo io in quel periodo si è diviso a metà. La metà di quel partito chiese le dimissioni, si votò le dimissioni, la richiesta di dimissioni di Togliatti, perché non aveva preso le distanze dall'invasione d'Ungheria. Quindi un partito che è abituato anche a dividersi, anche a battaglie politiche dure, ma mica per questo, non avendo ottenuto risultato, cioè le dimissioni di Togliatti, come non le ottennero, perché fu l'unica federazione in Italia, fu l'unica provincia che chiese di Togliatti. Togliatti non si dimise, non è che si buttò all'aria il carro, insomma, il carretto. Si fa una battaglia politica, qui si è ritenuto, chi ha sostenuto fin dal primo momento la candidatura di Ceriscioli, come sarebbe stato utile averla, ma bisogna prendere atto a un certo punto della non praticabilità. E questa idea, insomma, che si sente la non apertura dei seggi, non garantire l'agibilità elettorale, cioè io penso che siamo al di fuori della storia, non dico solo dell'agibilità democratica, ma cioè della storia, di che cosa la storia ci ha insegnato. Ecco, che la lotta politica è fatta anche di scontri in alcuni momenti duri, ma dai quali se ne esce in avanti, insomma, con il senso di responsabilità che un gruppo dirigente tutto deve avere, senza eccessi di polemica, insomma, poi con il rammarico di non aver potuto contare su quel candidato, figuriamoci. Però questo è, e da qui bisogna che ciascuno riesca a ripartire, insomma, e a considerare il fatto che si è parte tutti dello stesso partito e si vuole continuare ad essere parte dello stesso partito, insomma, prende insegnamento anche dalle vicende del passato, della storia. Io penso che non ci sia, insomma, alternativa ad una prospettiva di questo genere. Poi il segretario regionale conterà di più, certo, stiamo dando uno spettacolo. Un po' tutti, mi ci metto io compreso, insomma, che non è dei più edificanti, insomma, e rischiamo di togliere il gusto di partecipare a tanti, insomma, cittadini che avrebbero potuto invece più tranquillamente partecipare alla scelta del segretario regionale. Volevo solo dire che oltretutto noi, io e tanti altri, siamo stati per Comi sin dall'inizio, cioè, voglio dire, quando c'erano ancora i due candidati, Comi e Comi di Cerini, la stragrande maggioranza di noi era per Comi, quindi anche credo che bisogna apprezzare anche la coerenza su questa situazione qui. E
giusto come, diciamo, giusto come battuta, prima c'è la Rosetta Fulvio, ha detto che lei si, diciamo, si rivolge al segretario provinciale perché dice noi l'abbiamo sostenuto, lei l'ha sostenuto, io no, perché io ho sostenuto, ma si voce Bocchi, e mi pare di non aver sbagliato. Grazie. Ciao Maurizio, grazie. Ciao Maurizio. Basta, intanto, se vuoi dire qualcosa. No, posso soltanto... No, no, non c'è bisogno. Posso soltanto dire che si sono dette tante cose, ma vorrei riportare l'attenzione sul programma, e quindi sulla, sul programma di Francesco Comi. Non si può adesso riassumere in due secondi, però alcuni punti del tipo di vincere la rassegnazione diffusa con l'entusiasmo di chi è disposto a mettersi in gioco, credo che la nostra regione, la nostra provincia, tutte le province e tutta la nostra regione ne abbia bisogno, perché la crisi che stiamo vivendo in realtà è anche una crisi di valori in cui crediamo, e quindi è giusto, insomma, lottare per quello in cui crediamo. Dall'altra parte, uscire dai vecchi schemi della politica per costruire un PD marchigiano, si è detto, no, le Marche al plurale, e infatti i campanilismi non servono a nessuno, quindi per costruire un partito democratico che non sia mera sommatoria di singole aree territoriali, ci ritrovo in pieno, così come io da segretario di un circolo di questo partito sono legata alla territorialità, quindi all'essere legata ai volontari, agli iscritti e non solo, ma anche ai simpatizzanti e agli elettori. Quando si parla di un partito palestra che deve promuovere, lavorare e sperimentare idee, forse il nostro partito ne ha veramente bisogno, piuttosto che stare a parlare di poltrone, o magari un termine che possiamo anche sorvolare, ma di ruoli da assegnare a qualcuno. Forse il nostro partito ha bisogno di essere veramente un partito palestra, dove promuovere, lavorare e sperimentare idee. Così come mi piace l'idea dell'essere un partito radicato, animato dalla partecipazione, dal volontariato di iscritti, simpatizzanti, capace di confrontarsi e misurarsi anche con posizioni politiche scomode. Quindi un partito che sappia avere una linea politica autonoma rispetto a quella della giunta regionale, insomma tutti i punti in cui mi ritrovo e che vorrei sottolineare. Poi naturalmente mi ritrovo anche, no, nell'essere una provincia e quindi le tante province della nostra regione con tante realtà, dal mare alla montagna, quindi potremmo investire per superare questa crisi su quello che abbiamo e che in tanti ci invidiano nel mondo, insomma, quindi non senza stare poi a riprendere quelle cose, volevo sottolineare, insomma, stiamo parlando della candidatura segretario di un partito, quindi di quello che questa persona e questo programma insomma mettono di fronte rispetto a come, insomma, realizzare la cosa nel partito, insomma. Ultimo intervento, messo per Cesare Carnaroli, lo fa Massimo Zavoli, il nostro candidato. D'accordo, velocissima, sottolineando il fatto che Francesco Comi si mette a disposizione di un partito non chiedendo poltrone, quindi finisce il suo mandato e vuole dedicarsi al partito tornando a fare il suo lavoro. Questa è una cosa che credo in questo momento, soprattutto i giovani, dovrebbero ascoltare e apprezzare. Innovativa. Molto, molto. E il dispiacere, sottolineo, del Tritacarne, in cui è stata messa una figura di valore come Luca Ceriscioli e il Partito Democratico della provincia di Pesarurbino. Perché essere contro quello che stabilisce la Commissione di Garanzia Nazionale e lo stesso Partito Nazionale, perché Luca Lotti è stato lapidario nell'ANSA in cui ha detto che c'è ciò di incandidabile, mi sembra che sia grave, perché stiamo veramente demolendo una figura di spessore come quella di Luca Ceriscioli. Questo mi dispiace tantissimo. Voglio solo aggiungere una cosa, ma breve, cioè il Tritacarne è per Luca Ceriscioli. Esatto. È per il partito a Pesaro, ma è per il partito provinciale. Quando invece è regionale. Allora, sicuramente chi ne esce peggio è la provincia di Pesaro, la federazione non c'è Pesaro, questo dispiace. No, questo così. Basta, quindi a questo punto ci resta solo di comunicarvi quelli che saranno i seggi e quali domenica, dalle 8
alle 20 ci saranno le primarie, se non ci sarà qualche sconvolgimento, che potrebbe anche essere oggi pomeriggio, perché stamattina alle 16 si riunisce la commissione di garanzia che valuterà il ricorso che è stato fatto da Ceriscioli, che a Roma è stato viceversa dirottato sul peso. Non appena abbiamo i dati certi, va bene, grazie. C'è la presenza di una, di una, di una radio, non so se vogliono fare le domande. C'è tutti noi, lui è candidato. Il 45. Però bisogna far fare le fotocopie, perché sono andato. Questo è che tu ho rubato io. Però come ha rubato lui, dai. No, facciamo le fotocopie, dai. Facciamo le fotocopie. Va bene? Grazie a voi, a risentirci, speriamo che domenica sia partecipata. Questa è una cosa che in qualche modo... Thank you.
Thank you.
Grazie.
Thank you.
Ecco, cosa vi aspetto da questo invece scuola di tutti? Intanto mi aspetto che ho partito, mi aspetto Grazie.
come appunto che potrebbe affinché la lettura si come al settore del mondo di lavoro che potete ascoltare anche tutto quello che vi ha dato ma è un po' di questo quello che vi ha dato perché è un po' di questo quello che vi ha dato e quindi il candidato Francesco Cogni che ha in questi giorni Thank you.